ombra, maturo frutto, cadi da un raggio e ti spargi nel mondo e rendi esatto il tutto. Tu sei l'utero che raccoglie e sprigiona la luce, che confina e sovverte, disegna e poi scompone una figura. Ora ti sposi, ora ti separi da un volto, mi resti dentro come un segreto, un tonfo che diventa preghiera. Madre disangolata, figura d'acqua, laddove il fuoco si inerpica e si perde, materna per ogni naufragio che nella tua sapiente forma di deforme bocca si spezza, spaventosa fluidità e lontanissimo fondo grembo messo a fuoco, vergine ad ogni solco, scomposta come mare voce, madre la tua trasparenza è per chi ti raccoglie. Azione stinosa di tos, ma carisi in se tin se otocon, tinnai ma cariston, che panan nomiton, che mitera tu se uimon, tintimio terantum cherubim, che enoxo teran, as inquitos ton serafim, tina ti aftos teon logon te cusan, tinon tos teotocon, se buonasera, vi ho fatto... Grazie. Questo vi ho fatto è un estratto della performance, che è un lavoro appena nato, che ha a che fare con il libro, nel senso che prima è nato il libro, che è questo qui, Altissima Miseria, che trovate anche giù, e poi da questo libro, da pochissimo tempo, è nata una performance e vi ho fatto un piccolo estratto molto veloce. La performance si chiama Straniera come la casa, per la regia di Antonio Fasolo, costumi di Stefania Romagna, disegno luci di Marco Federici. Dico questo perché spero di portarla qui in un futuro prossimo, proprio qui su questo balconcino. Adesso continuo a leggere da Altissima Miseria. Si chiama Straniera come la casa perché c'è un inedito che è questo. La mia casa è straniera, ha un dialetto che non ho mai parlato e che riconoscerò come lingua madre, sconosciuta madre, ventre appena inventato. Il tema della casa e del sentirsi stranieri e del sentirsi estranei, il tema dell'esilio, è uno dei temi del libro. Spesso le distanze sono case, le vicinanze invece sono estranee. È come strano essere nella dimora del lontano ed essere ancora qui, con tutte le mie forze, a sostenere la metratura delle tue braccia, grandi, gli scavi delle tue pupille che non finiscono. Spesso scavare per il petrolio dei tuoi occhi è come fine, questo tuo non finire lo sguardo. Lavoro nelle tue miniere, senza pensionarmi, senza percepire un soldo. Contemplo le tue spese, le tue buste colme, i tuoi avanzi più vivi. Un'altra poesia dove ci sono le case. La trovo. Che questa non la sua memoria. La mia anarchia intima, segreta, marginale, la mia periferia nel centro, nel fondo di me. Ti guardo con le mie case popolari, i miei popoli scomparsi, con le vie d'estinzione che mi compongono e scompongono. Ignoto è la parola d'ordine, è rischio.
togliere la proprietà privata dalle parole, occuparle, accarezzarle come onde gravitazionali e stropicciarle, scoperchiarle, non metterle in nessuna teca di vetro, in nessuna campana. D'alberi qui e recinti d'aiuole, qualche gioco per bambini e qualche vecchio affranto di verde. Vengo qui a confessare le mie incertezze, le perdite di foglie, le voglie affaticate nel silenzio, come fosse chiesa questa triste panchina, questo ritaglio d'ombra esiguo, sempre più piccolo, lo scarto del negozio d'abbigliamento, il resto di centesimi. Ti offro la mia bandiera bianca, ti porto nel luogo stupendo della mia resa, la scrittura, e spezzo le parole come pane. Queste briciole non hanno pietà dell'indifferenza, si prendono spietata cura di tutte le cose. Scrivo per non lasciare andare via l'effimero, per custodire l'eterno, che spesso è di tutte le cose la più cagionevole. È per questo che scrivo, perché sono effimera e la caducità è l'unico rimedio che possiedo nella vastità dei tuoi orizzonti. Giorno dopo giorno scrivo per essere medicina e aiuto alle cose cagionevoli, come l'orizzonte e l'immortalità di ciò che è. Grazie a tutti.